Il Salone Mondo Musica in Fiera Cremona ha chiuso i battenti, ma il fermento è ancora palpabile nelle botteghe e nelle strade di Cremona. Questa edizione è stata un successo di presenze sia presso gli stand di Cremona Fiere che nel resto della città, dove diverse liutai che non hanno partecipato al Salone hanno deciso di affittare negozi per esporre gli strumenti. La situazione è più che mai bella, è una situazione veramente che non capitava da molti anni. Il Consorzio Liutai, insieme a Cremona Fiere e Alice, ha lavorato facendo squadra, facendo gruppo, per far sì che gli operatori del settore all'estero, cioè gli acquirenti, i buyers, potessero venire a Cremona e nutrirsi bene di quello che è il lavoro dei colleghi liutai. È stato un percorso, devo dire, molto articolato, perché poi abbiamo individuato specifici negozi, acquirenti, buyers, in tanti continenti, nei nostri diversi continenti, in modo tale, tanti paesi, in modo tale di avere una variegata possibilità di acquisto dai mercanti che si portavano dall'Asia e da quelli che arrivavano dal nord degli Stati Uniti, dal Canada, insomma anche dall'Europa. E quindi questo ha creato a Cremona comunque un momento molto bello per quanto riguarda la parte economica, che è molto importante nel settore liutari, e anche per l'indotto che comporta, l'indotto alberghiero, i ristoranti, l'abbigliamento, di tutto di più, perché poi ho visto i negozi pieni. Bene il mercato e gli affari per tutto il settore, fortemente penalizzato dal Covid. Tra i buyers manca ancora la Cina, ma l'afflusso internazionale è stato importante quest'anno. L'appuntamento autunnale si rivela cruciale per la città del saper fare liutaio e sempre più diventa un richiamo imperdibile per il settore. Ho sentito molti colleghi che hanno avuto non solo l'acquisto istantaneo dei loro strumenti, ma bensì gli ordini. Questo vuol dire programmare del lavoro per il futuro.